Qua. Allora tocca a me adesso dare il mio contributo all'incontro odierno. Prima di tutto mi presento, io sono Matteo Petenuzzo, sono in Exi da parecchi anni, circa 12 anni, quindi ho fatto un po' varie attività in azienda, quindi ho fatto 10 anni il tecnico, poi gli ultimi anni adesso mi sono occupato della parte commerciale e marketing. Il mio intervento cosa vuole portare come contributo? Il contributo è... quindi abbiamo anche pensato ovviamente gli interventi, no? Come filologico, che dopo è quello filologico che seguono anche le aziende nel gestire poi il rischio chimico in azienda, e cioè ovviamente che la valutazione non è un fine ma è un mezzo, no? La valutazione è uno strumento di analisi che il legislatore ci dà come obbligo, ovviamente la finalità della valutazione non termina con il fare la valutazione ma con l'individuare un insieme di misure di prevenzione e protezione che dopo vadano a tecnicamente gestire e controllare l'esposizione verso i lavoratori. Quindi ovviamente il dottor Peruzzo ha sottolineato più volte che anche il RIC ovviamente come l'81 ha questa finalità, e quindi ovviamente non dobbiamo avere un concetto di criterio di paralisi da analisi, ma ovviamente in qualche caso poi bisogna anche giustamente poi ad arrivare a determinare cosa noi facciamo tecnicamente in azienda per gestire il rischio, okay? E quindi io cercherò di spiegarvi nel mio intervento appunto soprattutto come poter gestire interventi adeguamento su macchine o impianti che presentino appunto un rischio chimico evidenziato magari a seguito ovviamente di una valutazione. Ovviamente la nostra società Nexi è una società specializzata nel mondo della sicurezza, e nel corso degli anni ci siamo un po' trasformati, no? Quindi da una società di consulenza di ingegneria tradizionale abbiamo negli ultimi anni anche sviluppato delle competenze e una divisione che si occupa di realizzare tecnicamente degli interventi di adeguamento normativo derivanti sia nell'ambito principalmente della sicurezza, ovviamente anche per gli aspetti legati al rischio chimico, no? In sala ovviamente ci sono molti nostri clienti o anche aziende che ovviamente non ci conoscono, per cui il nostro approccio, il nostro contributo vuole evidenziare soprattutto quello che mi rilascio all'ultimo intervento, l'ultima parte del mio collega Stefania, e cioè quello che il decreto 81 ci indica come priorità nella scelta delle misure di prevenzione e protezione, no? Quindi gli articoli 224 e 225 sostanzialmente evidenziano come il valutatore nel decidere il piano delle misure di prevenzione e protezione deve tener conto di questo processo prioritario, e cioè cercare di progettare il processo produttivo e adeguare o progettare, scegliere le attrezzature, le macchine, gli impianti in modo tale che alla fonte intrinsecamente io cerco di gestire il problema del rischio chimico alla fonte, no? E non dover sostanzialmente lavorare solo sulle misure, sui DPI o sulla sorveglianza sanitaria o sul monitoraggio, perché la tendenza è un po', come dire, no, a identificare il rischio chimico come un rischio che richieda principalmente una misura di tipo organizzativo. Però attenzione che il legislatore in realtà ci dice ben altro, ci dice prima fai comunque il possibile per eliminare, oltre alla sostituzione delle sostanze, che però spesso per aspetti tecnologici non è possibile cambiare la sostanza, allora gioco forza il legislatore ci dice che dobbiamo concentrarci nel lavorare sulla concezione e la progettazione delle macchine e degli impianti già con questi concetti di sicurezza del rischio chimico. E questo è sostanzialmente schematizzato in una slide quanto l'81 ci chiedono. Quindi se noi da una valutazione evidenziamo il superamento dei limiti di esposizione, o quindi ratifichiamo un rischio alto, quindi se abbiamo il superamento il legislatore ci dice di dare una attuazione immediata appunto di questo mix di misure di prevenzione e protezione con il criterio di priorità già prima illustrato. Però il fatto di dover intervenire tecnicamente su un impianto, su un impianto di aspirazione, sulla distribuzione fluidica, no? Non è che il legislatore ci dica solo se supera i limiti, ma deve rientrare comunque nella lista di priorità anche per un rischio chimico magari non particolarmente critico. Cioè ci dobbiamo sforzare sempre di andare nell'ottica del miglioramento continuo e quindi
nel caso costruiamo una nuova macchina, un nuovo impianto, o adeguiamo o pensiamo a come gestire il rischio chimico, comunque ci dice sempre di seguire questo criterio prioritario. Quindi importante ovviamente focalizzare l'attenzione su questo aspetto. Ovviamente per il poco tempo che abbiamo, prima di passare al dibattito, noi vi farò vedere, vi spiegherò, ovviamente calato su un caso pratico, cosa vuol dire, no? Senza fare troppa teoria o retorica, no? E ovviamente uno, a meno che abbiamo affrontato in più occasioni, uno dei settori ovviamente dove magari questo concetto, no, dell'impatto impiantistico sul rischio chimico si evidenzia in maniera molto forte, è soprattutto in una serie di impianti o cicli o processi produttivi dove sostanze vernicianti, quindi parliamo di produzione di pelli sintetiche, non vedo molte signore, molte borse in sala, certamente una quota parte maggioritaria di questi finti pellami sono in realtà croste con spalmati solventi o resine poliuretaniche che poi creano l'effetto finta pelle, no? Avremo sicuramente molti prodotti legati a film plastici che vengono poi stampati o trattati con solventi o vernici industriali. Abbiamo il settore metallurgico dove le lamiere, per esempio, spesso vengono preverniciate. Quindi anche qui in Veneto, qui passiamo il polo della Concia, ovviamente, o il settore del trattamento pellami, qui nel Vicentino, ci sono moltissimi impianti rappresentati in questo schema, quindi impianti dove un supporto piano, può essere una carta, una pelle, una lamiera, okay, vengono trattati in alcuni impianti dove vengono queste superfici verniciate, trattate e poi asciugate nei forni di verniciatura. Quindi in questi settori ovviamente l'impatto del rischio chimico per la quantità di prodotti chimici utilizzati è ovviamente molto molto forte. Quindi cercheremo di, con qualche esempio, di vedere una potenziale applicazione di concetti che abbiamo visto fino a due minuti fa. Ovviamente la difficoltà, no? Quindi se io evidenzio un problema di un rischio chimico su un impianto di questo tipo, quando io decido poi di intervenire tecnicamente sugli impianti di aspirazione, no? Ovviamente con l'input poi di risolvere il rischio chimico, in realtà poi mi trovo in realtà ad intersecare altri rischi che comunque devo gestire. Il titolo sul rischio chimico dell'81 ha molti richiami, per esempio sull'aspetto ATEX, no? Quindi uno giustamente in una lettura veloce potete dire cosa c'entra il rischio chimico con il rischio ATEX. C'entra perché ovviamente se io devo andare a gestire un impianto di aspirazione in risoluzione di un problema di un rischio chimico, in realtà tratto consciamente o inconsciamente anche un problema di rischio ATEX, no? Perché le evaporazioni che ci sono dei macchinari possono creare anche delle zone classificate, anche un concetto di rischio in ambito ATEX. Ovviamente tipicamente queste sostanze sono infiammabili, quindi l'accoppiata incendio ATEX poi gioco forza va via a braccetto, no? E dopo ovviamente trattando elevate quantità di aria, no? Quindi in ambito aspirazione, ovviamente impattiamo su aspetti energetici di processo e ovviamente anche su aspetti legati alle emissioni, perché dopo gli impianti richiedono impianti di abbattimento, combustori catalitici o impianti a carboni attivi e così via. Quindi quando si tratta, no, di intervenire su questi impianti, in realtà anche se l'input potrebbe partire dal rischio chimico, bisogna avere un approccio multidisciplinare che abbracci in realtà altri rischi, no? Allora l'esempio che vi porto sostanzialmente è un esempio che abbiamo affrontato, diciamo, in un ciclo di interventi su un gruppo industriale, dove l'azienda fondamentalmente in tre cabine di verniciatura, cioè dove c'erano dei macchinari, si chiamano coatings room tecnicamente questi locali, dove questi macchinari applicano con dei cilindri imbevuti di solvente, applicano il prodotto verniciante sulle superfici. Quindi l'esempio potrebbe essere una lamiera, una pelle o un film plastico o un supporto cartaceo, no? Sostanzialmente l'azienda ci aveva evidenziato come problema il fatto che all'interno di queste cabine, dalla valutazione del rischio chimico, era emerso il superamento addirittura dei limiti di esposizione, quindi una situazione ovviamente ad elevata criticità, no? E quindi è scattato poi un piano, ovviamente anche coinvolgendo poi le unità sindacali interne, anche di pianificare urgentemente delle azioni di tecniche di adeguamento. L'azienda ci aveva dato sostanzialmente come input quello di ovviamente garantire un numero di ricambi d'aria ora all'interno dei locali, quindi molto elevato,
e nel contempo anche di gestire e coordinare tutto l'aspetto legato all'impianto di spegnimento CO2 per l'aspetto antincendio, ovviamente con l'input poi anche di governare l'aspetto legato alla gestione delle apparecchiature in zone a rischio di esplosione, perché in questi locali, anche spesso piccoli di dimensione, però appunto come dicevamo prima, si intersecano tutte queste problematiche. Tanto per vedere tecnicamente di cosa stavamo parlando, su questi impianti vedete tipicamente ci sono delle cucine o cucine preparazione colori, che cioè, anch'io quando ero più giovane la prima volta sembrava, no, di andare alla prova del cuoco, quindi cucine, sì, cucine in realtà sono dei locali dove vengono preparati in dei fusti carrellati poi le miscele che dopo vengono portate all'interno delle aree di verniciatura, dove vedete questo è, potrebbe essere carta, lamiera, non importa l'applicazione, ma in queste macchine vedete c'è un continuo applicazione di prodotti vernicianti sulla superficie, quindi vedete c'è una superficie evaporante molto ampia che continua per 24 ore al giorno, se l'azienda lavora su 3 turni, che continuano ad evaporare all'interno del locale. L'azienda non è che il tema non lo avesse affrontato, no? Quindi parliamo di un intervento addirittura su un impianto già marcato CE, okay? Quindi l'azienda aveva rilevato il superamento dei limiti addirittura su un impianto costruito da un unico fabbricante già marcato CE, e grosso modo era già dotato di un impianto, vedete, queste erano le griglie che immettevano l'aria in ambiente, e il costruttore, giusto o sbagliato, aveva messo comunque una serie di impianti di aspirazione in alcuni punti e sulle parti basse, quindi cioè, il concetto non è che era stato trascurato a livello tecnico, a livello di concepimento dell'impianto. Però purtroppo, nonostante questo, il risultato registrato analiticamente anche dei campionamenti ambientali comportava che non era sufficiente a, ovviamente, a garantire che l'operatore che accedeva a questi locali ovviamente accedesse, diciamo, senza l'uso obbligatorio di DPI, ovviamente, perché avendo quelle concentrazioni scattava l'obbligo di avere come misura intanto urgente l'uso completo di DPI, e quindi con una limitazione anche dell'uso dell'impianto della macchina. Ecco, quando ovviamente si approcciano questi interventi di adeguamento, ci è stato chiesto, risolveteci il problema. Ovviamente non è che si può ovviamente dire, beh, metto lì, aumentiamo l'aspirazione a go-go, come ci pare, piace. Ovviamente in queste tipologie di interventi spesso ci sono anche dei vincoli progettuali, e uno di questi vincoli era che la portata complessiva, in ogni caso, essendoci un combustore catalitico, aveva un limite massimo di portata, no? E quindi in realtà bisognava, e abbiamo dovuto lavorare più che altro sull'aspirare meglio e con più criterio, e non con un concetto semplice di aumento della quantità di aria trattata all'interno di questi locali. E quindi si è dovuto ristudiare il come andare a distribuire meglio in realtà una portata che già c'era, no? E che spesso questo purtroppo capita quando si mette mano a questa tipologia di impianti. Ovviamente altri vincoli erano quelli che anche la macchina, in queste macchine bisogna garantire ovviamente anche una produttività, bisogna garantire anche degli aspetti manutentivi di pulizia, quindi l'operatore doveva e deve accedere, per regolazioni della macchina, per attività di pulizia e manutenzione, comunque deve accedere anche alla macchina stessa, quindi il come posizionare le cappe doveva tener conto e deve tener conto anche delle esigenze produttive, se no altrimenti si arriva poi a installare dei sistemi di aspirazione che dopo un mese vengono sostanzialmente rimossi, e quindi poi si perde assolutamente di efficacia di intervento. Quindi in questi interventi è richiesta comunque questo tipo di sensibilità. Allora, com'è che abbiamo approcciato questo tipo di interventi? Ma diventa anche, dal nostro punto di vista, anche un suggerimento, crediamo, una buona prassi da seguire questo tipo di interventi. La prima cosa che noi abbiamo fatto è quello di ovviamente mappare il come questi agenti inquinanti venivano dispersi all'interno di questi locali, quindi capire dove c'erano le zone di accumulo, okay? E quindi abbiamo fatto una misura sia dal punto di vista quindi di mappare questi puntini, tutti i punti in cui abbiamo mappato le concentrazioni delle sostanze inquinanti. Quindi abbiamo cercato di capire bene, con il sistema di aspirazione attuale, vedere come si distribuivano gli agenti inquinanti all'interno di questi locali. E poi abbiamo fatto una serie anche di misure anemometriche, ovviamente per capire i flussi d'aria come venivano gestiti attualmente.
Lo step 2 qual è? Ovviamente da questi dati ovviamente abbiamo riverificato l'attuale impianto di aspirazione per vedere il perché non aveva una sua efficacia, quindi capire se c'erano anche degli errori in fase di concepimento dell'impianto di aspirazione stesso, quindi riverificando portate, prevalenza e velocità nominali dell'impianto attuale. Ecco, le criticità che abbiamo riscontrato, ma queste vi assicuro diventano, credo, una cosa che riscontriamo spesso, è che spesso appunto gli impianti di aspirazione vengono fatti anche a rate, no? Magari l'impianto viene progettato all'inizio, no? In un primo step, dopo l'azienda si accorge che non basta perché gli operatori si lamentano e quindi aggiungo un'altra cappa, poi faccio un'altra ramificazione, aggiungo un altro punto di captazione. Purtroppo questi impianti molto spesso vengono continuamente ampliati, però senza che si riverifichi se le velocità e i posizionamenti delle cappe garantiscono una reale efficacia. E quindi in realtà uno dei problemi nasce anche proprio da questa continua serie di modifiche che in realtà non vengono gestite poi dal punto di vista tecnico correttamente. Poi abbiamo trovato che anche chi fa questi interventi spesso fa anche degli errori banali sul proprio nel posizionare le cappe dove c'è il punto di evaporazione, di emissione, no? Quindi il fatto di far fare questo tipo di lavori anche a chi ovviamente ha una sensibilità nel capire come avvengono i flussi di evaporazione dalle superfici e nel posizionare le cappe ovviamente nel modo più opportuno, quindi anche un problema proprio di posizionamento fisico della cappa stessa. E dopo in realtà uno dei problemi che abbiamo indagato con le misure più rilevanti in realtà era che una delle fonti di creazione di emissioni anomale era in realtà l'immissione, il circuito di immissione dell'aria all'interno del locale, perché l'immissione a velocità troppo elevata determinava in realtà un effetto di aumento della evaporazione delle superfici. Quindi vedete, anche noi siamo qui in un locale dove qui nell'alto abbiamo delle griglie di immissione e delle griglie di aspirazione, no? In quell'azienda il fatto che ci fosse delle lamelle, no, che sparavano l'aria ad elevata velocità su queste superfici evaporanti, i solventi, in realtà creava un effetto amplificatore, cioè aumentava, incrementava la evaporazione che ci sarebbe stata normalmente. Quindi in realtà anche il circuito di immissione, uno magari non ci pensa, ma in realtà può essere una fonte stesso di incremento della portata di evaporazione e quindi poi ovviamente quello che si respira l'operatore quando accede all'interno di quei locali. E quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di in realtà progettare e integrare l'attuale impianto di aspirazione tenendo conto di quanto abbiamo visto prima, cioè di come andavano gli agenti inquinanti e come poter più efficacemente andare a captare le sostanze inquinanti in prossimità dei reali punti di emissione. Poi ovviamente l'impianto che abbiamo realizzato in realtà comprendeva anche tutta la reingegnerizzazione, tutta la parte di sistemi di trattamento aria, le macchine di immissione e estrazione, ma questo magari ovviamente non è oggetto un po' del vostro interesse. Risultato finale è che quindi l'impianto, sono state installate una serie di cappe aspiranti, vedete, nei locali preparazione o a ridosso delle macchine, ovviamente con i vincoli che vi ho illustrato prima, no? La risoluzione in realtà del problema grave che abbiamo evidenziato, cioè quello di sparare l'aria ad elevata velocità, è stato risolto, vedete, mettendo delle griglie microforate, un po' come quelle che abbiamo sopra la testa qui, che ovviamente consentono all'aria di entrare come prima, ma non di creare questi moti ad alta velocità che in realtà in un ambiente con presenza di sostanze chimiche diventano ovviamente un effetto amplificatore per quanto riguarda le emissioni. Poi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello anche di riprogettare tutte le logiche di sicurezza, perché ricordiamoci che in questi casi l'impianto di aspirazione è un elemento di sicurezza fondamentale e quindi il dover gestire gli interblocchi di sicurezza tra la presenza di aspirazione e la presenza dell'emissione al funzionamento della macchina è stato ovviamente un altro aspetto importante. Quindi l'impianto di aspirazione è stato vincolato al funzionamento della macchina, prima uno poteva accenderlo o non accenderlo, cioè c'era una libertà nel farlo. E oltretutto poi collegare anche le logiche dell'impianto di aspirazione alle logiche legate agli impianti di spegnimento antincendio, no? Quindi nel caso di partenza dell'impianto di rilevazione
rilevazione e spegnimento dell'antincendio del CO2, l'impianto di aspirazione andava gestito con logiche di blocco dell'impianto di aspirazione per evitare poi che se butto CO2 poi in realtà l'aspirazione me la porti via. Quindi tutti questi aspetti sono stati studiati in una matrice di sicurezza per governare tutte queste logiche di attivazione dell'impianto di aspirazione. Mentre noi di solito su questi impianti complessi appunto poi insomma, gestiamo anche tutte le logiche di sicurezza progettandole in una matrice di sicurezza in cui qui si mettono gli stati di ingresso e le logiche di attuazione poi in caso che decidono appunto l'impianto di aspirazione quando deve fermarsi, quando deve partire. Quello che vi portiamo come nostra esperienza è che ovviamente il perché sono nati molti problemi, perché spesso questi lavori vengono spacchettati, no? C'è chi fa solo la parte consulenza, poi si chiama un progettista per la parte aspirazioni e poi si chiama un'azienda che fa l'aspetto esecutivo installativo, no? Purtroppo, soprattutto nella parte chiamiamola realizzativa barra progettuale, no? Se l'installatore che installa o progetta l'impianto di aspirazione non ha quella sensibilità nel capire gli aspetti del rischio chimico, il come il prodotto evaporante può essere rilasciato in ambiente, il risultato è che dopo si arriva a quello che era l'origine del nostro intervento, cioè che le concentrazioni salgono in maniera importante. Per cui il nostro suggerimento è di andare a gestire in maniera integrata questi interventi proprio per essere consapevoli che tutti gli step devono essere collegati uno con l'altro e quindi il fil rouge deve essere quello di capire che io ho un agente inquinante, lo devo captare nel punto giusto e soprattutto tenere conto anche degli aspetti non voluti come l'esempio quello dell'aspetto dell'emissione dell'aria. Quindi ecco, il suggerimento è attenzione, questi interventi non vediamoli a compartimenti stagni ma cerchiamo di gestirli in maniera integrata. Abbiamo imparato qualcosa da questo? Lesson learned? La risposta è sì, cioè l'azienda sostanzialmente a valle di questa esperienza nei nuovi impianti ha ovviamente già iniziato a riprogettare, quindi con l'ottica dell'81, i nuovi impianti già con gli impianti di aspirazione a corredo delle macchine, già concepiti con le logiche già conosciute e indagate con questa esperienza. Quindi ovviamente vedete no, che un'azienda spesso quando inizia a affrontare queste problematiche poi acquisisce anche un bagaglio di conoscenze tecniche che le consentono nei successivi lavori di non ripetere gli errori che ovviamente sono stati commessi. Però la domanda, che non so se qualcuno si è posto, io vi ho detto all'inizio che l'impianto era marcato CE, no? E quindi uno dice, ma cavolo, l'azienda ce l'ha anche chiesto, no? L'utilizzatore finale, ma come? Io ho preso un impianto marcato CE, perché io devo farmi carico di spendere molti soldi, molte energie per adeguare un impianto già marcato CE, no? Allora la risposta che noi gli abbiamo dato molto candidamente è stata, guardi che il vostro fabbricante, il fabbricante doveva risolvere lui il problema all'origine, quindi l'81 purtroppo dopo dice, se non risolve il fabbricante, tutto sommato dopo sei tu che metti lì un lavoratore, qui ovviamente l'81 poi impone anche al datore di lavoro di in ogni caso di farsi carico perché degli interventi di adeguamento, no? Però ovviamente l'azienda ci diceva, io come posso far presente al mio fabbricante il problema che ho dovuto gestire io poi a valle della fornitura. La direttiva macchine è molto chiara, no? La direttiva macchine ovviamente dà l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nella direttiva macchine stessa e i requisiti di sicurezza sono ovviamente i famosi RES, un po' il pilastro che deve condurre le scelte tecniche di un fabbricante. E ovviamente vale il principio che il fabbricante deve cercare di ridurre, vedete, questo rischio prima dell'intervento all'inizio del concepimento della macchina, il fabbricante poi quando adotta delle misure tecniche o progettuali va a ridurre il rischio. Il macchinario ovviamente poi arriva ad un certo punto che ha un rischio residuo che questo tramite il manuale d'uso viene gestito dall'utilizzatore. Uno dei requisiti di sicurezza fondamentali, importanti, nella direttiva macchine è il requisito 1.5.13, e cioè la direttiva macchine impone che il fabbricante debba, all'interno della propria analisi del rischio in fase di costruzione dell'impianto, se l'impianto appunto emette o rilascia vapori o sostanze tossiche, nocive o pericolose durante il funzionamento della macchina, è il fabbricante che deve
progettare adeguatamente i sistemi di aspirazione per fare in modo che, appunto, che nell'uso della macchina poi non si manifestino i problemi che vi avevamo illustrato prima. E quindi sostanzialmente il fabbricante non può esimersi, è un suo obbligo nel gestire a livello di concepimento della macchina non solo gli aspetti infortunistici di natura meccanica, ma anche gli aspetti chimici. E questo, vi assicuro, è una cosa di solito poco, che entra poco nella mentalità di un costruttore di macchine. Il costruttore di macchine pensa a proteggersi dagli aspetti più infortunistici di natura meccanica, organi di movimento, caduta dall'alto. Poco, diciamo, la mia esperienza, anche la nostra esperienza come azienda, è molto meno dal punto di vista del rischio chimico. Però attenzione che questo è un obbligo che compete al fabbricante. Allora, poi arrivo alla conclusione, per dare spazio al dibattito. Allora, vedete qual è la differenza, no? Che se io ci penso dopo, devo, vedete, apporre una serie di cappe e di sistemi di aspirazione non progettate insieme con la macchina, ma devo gestirle poi come interventi di adeguamento. Il costruttore, dopo coinvolto nel processo con l'azienda, ha iniziato in realtà, vedete, a recepire dei sistemi di aspirazione, delle cappe, addirittura progettate intrinsecamente assieme alla macchina. Questo per evitare poi di avere anche, diciamo così, delle cappe esterne che in realtà poi alterano o comunque rendono più difficoltoso l'uso della macchina stessa. Quindi il suggerimento è ovviamente cercare di fare in modo e anche stimolare i costruttori di macchine da cui compriamo i macchinari a affrontare il tema. Quindi il suggerimento è, attenzione, quando comprate un macchinario ponete anche questi aspetti durante la fase di acquisto del macchinario, altrimenti dopo in ogni caso vi troverete a ratificare con il rischio chimico, quando lo farete in azienda, di problemi in realtà che competevano al fabbricante di origine. Ovviamente gli aspetti tecnici non sono sufficienti, cioè il comportamento umano comunque è determinante, no? Quindi sappiamo che l'81 ci dà un insieme di misure di prevenzione, di tecniche e di prevenzione e protezione. Ovviamente la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori, oltre sul rischio chimico dei prodotti che vengono utilizzati, deve anche portare la sensibilizzazione degli operatori macchina stessi sull'importanza dei sistemi di aspirazione, sulla non manomissione degli impianti di aspirazione, che spesso quando si va in impianto si trovano cappe rimosse, non più ripristinate. Ecco, questo tipo di situazioni devono, gioco a forza, essere evitate tramite anche azioni formative e informative dei lavoratori, per far presente che questi sistemi di aspirazione sono, tra virgolette, di dispositivi di sicurezza al pari di una fotocellula. Ovviamente non c'è un concetto di sensibilità al pericolo, no? Imminente come una protezione meccanica. Se tolgo una protezione mi taglio un dito, una mano, ho un danno imminente. Nel rischio chimico non c'è ovviamente questo rischio imminente, però è un rischio che ovviamente va ad avere un effetto a medio e lungo termine, perché mi espongo a delle concentrazioni ovviamente importanti. E poi chiudo appunto con il mio intervento nel esortarvi, insomma, sostanzialmente a stare molto attenti in fase di acquisto degli impianti e quindi a porre delle domande, se si riesce a sensibilizzare l'ufficio acquisti. Prima si diceva, giustamente il dottore diceva, no, che giustamente l'ufficio acquisti sì, è sempre un'entità a parte. Ecco, su questi aspetti, ripeto, è importante che tutta l'azienda entri e abbia queste sensibilità, perché altrimenti poi, come dicevamo, si arriva alla fine a ratificare un problema, ma in realtà un problema che poteva essere gestito in maniera molto più efficace in realtà a livello di concepimento della macchina. E poi ovviamente che gli impianti di aspirazione, dal mio punto di vista, dovrebbero essere considerati di dispositivi di sicurezza a tutti gli effetti, no? Proprio perché salvaguardino l'esposizione, in qualche caso anche a sostanze molto critiche, quindi sia a livello di progettazione che di installazione che di gestione devono essere ovviamente gestite in maniera opportuna. E poi ovviamente un approccio multidisciplinare, ecco, non basta muovere l'aria per avere un'efficacia, ma bisogna avere un background, una sensibilità su queste tematiche, ovviamente a livello di multidisciplinarità di gestione del problema. Bene, io ho finito il mio intervento, vi ringrazio.